Amici ed amiche del canale, un caro saluto a tutti e bentornati al nostro consueto appuntamento con la serie dedicata a House Flipper. Come sempre ringrazio i moderatori, ringrazio le moderatrici, gli amici, le amiche del canale, i sostenitori e tutti voi che naturalmente vi iscrivete ai miei canali social. Come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate tutti i link per seguire i miei canali social, oltre naturalmente a trovare un link che vi permetterà di acquistare Filmora con uno sconto del 5%, oltre naturalmente giochi scontati fino al 70% e naturalmente trovate il link per andare ad acquistare direttamente dal sito internet dei piani bio. Allora ragazzi, diamo un attimo un'occhiatina prima di andare avanti. Allora, ok, io direi che possiamo anche iniziare la nostra avventura, anzi continuiamo. Allora, i suoni. Perfetto, allora vediamo quale ci siamo. Ok, vai. Approfitto per salutare naturalmente la mitica Gaia Case, il mitico Moreno, il nostro Mister Aieie, il nostro presidentissimo La Zappa Storta e tutti quanti voi che naturalmente venite a salutarmi. Oh, qua abbiamo ancora il lanciafiamme della missione precedente. Allora continuiamo con i contratti. Allora andiamo un po' di ghiaia e arbusti. Iniziamo da postazione per videogiocatore. Ecco qua, questa è nuova. Ho ereditato la casa di mia nonna e mia moglie è molto felice. Amo lo stile classico della nonna. Io un po' meno. No pick me. Ma non fa niente, per ora va bene così. La casa ha bisogno di essere pulita e vanno sostituiti un po' di mobili. E infine demolita una parte del muro tra la sala e la cucina. Abbiamo deciso che il piano di sopra sarà gestito da mia moglie, ok, mentre io ho preso il seminterrato. Giustamente, sogno una stanza per giocare ai videogiochi. Ah, e allora noi ci facciamo la postazione di Mister Aiea Aiea del nostro Aleasso Official. Con tutti gli optional. Sarebbe bello se la preparassi per me con un bel computer. Quindi computer, monitor, un bel divano comodo. Conto su di te. Saluti, Tony. Massimo rispetto. Salutiamo il maestro Tony Tammaro, vai. Ho notato con piacere che hanno apportato ulteriori modifiche i sviluppatori di House Flipper. Naturalmente saluto anche l'amico Cirillo 1970, Cirillo, lo compare Cirillo 1976 se non ricordo male. Saluto anche la Chiara Error 404 e ovviamente amici di YouTube vi consiglio di andare a visitare il canale di un carissimo amico che è un DJ che si chiama DJ R80.
vi consiglio assolutamente di andarlo a visitare, iscrivervi al suo canale. Naturalmente fatelo anche per questo canale, quindi mi raccomando, iscrivetevi, attivate le notifiche. Ovviamente tutti questi video poi saranno sottotitolati in diverse lingue. Allora andiamo avanti nel frattempo. Peccato che non abbiamo ancora sbloccato le attrezzature da giardino. Però un momento, vediamo un attimo cosa abbiamo sbloccato. Allora, miglioramenti. Giardino. Allora, c'è rimasta l'ascia. Ok, perfetto. E con questo abbiamo sbloccato tutte le abilità del giardiniere. Come sempre vi ricordo e vi consiglio di prima di entrare nelle case, quindi prima di procedere ad espletare i contratti, vi consiglio sempre di dare un'occhiatina al giardino, ovviamente, perché come avete visto questo vi permetterà di sbloccare in maniera molto più rapida sia le abilità ma anche le attrezzature. Ovviamente mi raccomando, lasciate un bel like a questo video se vi sta piacendo e soprattutto fatemi sapere se vi sta piacendo questa serie. Siamo in attesa di poter portare dopo 300 ore House Flipper 2. Ovviamente per gli amici streamer, se siete interessati a ricevere e a conoscere dei trucchetti, naturalmente vi invito a farlo. Ovviamente l'invito è esteso anche a voi big streamers, naturalmente non mi metterò certo a dire che siete venuti a chiedermi consigli e non lo farei nemmeno se voi doveste dire qualcosa che non è proprio corretto. Resto comunque a vostra completa disposizione. Approfitto per salutare anche l'amico Gaspari, l'amico Enrico Leari, l'amico Moreno che abbiamo già salutato, Ludovico Sardegna, Ludovico Sardegna, insomma tutti gli amici e le amiche che passano a farmi compagnia sia quando sono in live ma anche e soprattutto coloro che vengono a guardare i miei VOD. Ovviamente per voi amici di Twitch, come sempre vi ricordo che nella descrizione del video trovate anche voi i link che vi ho accennato prima. Vi consiglio naturalmente Filmora e il software che sto utilizzando anch'io. È molto leggero e intuitivo, ve lo consiglio. E come sempre trovate un link per darmi una mano con l'affiliazione a farmi crescere un pochettino. Allora qua ci siamo scordati. Poi vi ricordo che tutti i martedì ci sarà la nuova serie dedicata al Turbo Star di Ralph Garage, ovvero le Ralphiadi. È un omaggio, è un format completamente nuovo, originale, che naturalmente
Noi faremo dei viaggetti, ovviamente, con il Turbo Star per eccellenza, cioè quello di Rough Garage, ma ovviamente utilizzeremo alcune mod che sono a pagamento, la Tuning Pack e poi anche la King of Roads, che naturalmente vi consiglio, e se vi siete persi l'episodio precedente, vi invito ad andarla a guardare. Molto probabilmente potrebbe uscire al termine di questo video nelle schede finali. Detto questo, però, continuiamo a fare quello che stavamo facendo ancora. Allora, intanto facciamo un bel shootout al nostro Morino. Vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Oh, ecco qua. Mi raccomando, iscrivetevi al suo canale Twitch, YouTube, eccetera, eccetera. Andiamo avanti. Ovvio. Allora, ragazzi, devo essere sincero, ma devo dire che gli sviluppatori di House Flipper, nonostante tutto, stiano facendo veramente un gran bel lavoro. Nonostante ovviamente a breve uscirà anche la versione numero 2 di House Flipper, però ragazzi, merita. Ma qui non mi fa fare niente. Ok, iniziamo ad entrare. Allora, qui intanto dobbiamo pulire. Allora, se non ricordo male, bisogna anche abbattere una parete. Questo pezzo di parete qua. Ok. Facendo un open space. Saluto naturalmente anche la mitica guerriera e l'angelico. Mi raccomando, come sempre, vi invito a passare nel suo canale e ad andarla a seguire. Mi raccomando. Grazie.
Vado qua. Perfetto. Chissà perché lasciano sempre le case tutte belle e zozze qua, tutte sporche. Allora, qua c'è un'altra, ecco qua. Allora, qua bisogna vendere tutto se non ricordo male. No, questi no. Vendi divano. Compra l'oggetto. Pulisci. L'Oreale bocca fatta, ecco qua. Wila Gaia carissima, buon pomeriggio ragazzuoli, ecco la nostra mitica Gaia. Buon pomeriggio carissima, benvenuta nel canale osso, etus etus. Addirittura. Si è risolta quella cosa un po' particolare? Com'è? Si è riuscita... Spero di sì, dai. Spero che sia qualcosa di assolutamente risolvibile. Voilà. Mettiamo il divanetto, così facciamo un po' di chic e chac. Oh, però questo così... C'è sta spazio. Mi sono incastrato. Mi hanno... Caspiterina. Spero sia qualcosa di risolvibile. E soprattutto che non sia nulla di grave. Come costo, direi che potrebbe essere buono. TV sospesa, dopo il caffè sospeso anche la TV sospesa. Allora quasi quasi la TV la metterei qua. Ah, ok, quindi hai fatto il blocco della vecchia carta e poi hai fatto... Questi sono i periodi purtroppo che sono molto frequenti, questi tipi di truffa. Phishing, anzi, che solitamente ti arriva una mail che ti dice che... Fasulla, che il tuo conto è stato bloccato, così così, e tu devi... Clicca sul link e quelli poi ti vanno a rubare i dati. Ricordatevi, amici anche di YouTube, che la vostra banca non vi manda mai un avviso
tramite email e soprattutto non vi chiederà mai i vostri dati di accesso. È capitato anche a me che arrivavano questi messaggi di phishing, però come si dice a Napoli, cane sciun e fis. Allora, sogno? No. Che devo vendere? Vendi letto peoni, quindi questi due. Divano grande. Poi letto matrimoniale. Ah, un bel letto matrimoniale, Gaio. Però qua ci dà poche possibilità. Il legno. Questo puoi mettere nella tua futura casa. Non mi garba molto il rosso. Il legno, vediamo un po'. Amare. Aspetta, però ci sta. No, deve essere bianco, ok. Olmo americano, se non ricordo male. Chiaro, eh sì. Fammi vedere se questo va. Sì. Allora, vediamo un po' come potrei metterlo. Così va. Il letto. Ah no, dormi fino a mattina, no. Allora, questa è fatta. Questa mi sa che è una missione nuova, nuova, nuova. Bagno a posto. Pare che è tutto pulito. Qua. Ah, qui sotto dobbiamo creare la stanza. Per i giochi, le Sophie, andiamoci qua, e forse è proprio qui che è. Allora, i possibili, tante stennos. Wow, che sto facendo? Aspetta. Oh. La porta per le fusibili. Manca, dove stai la nostra mitica Gaia? Etius, dove stai la nostra mitica Gaia? Se ne è scappata, dove stai? Non lo sa, devo trovare la scatola di fusibili qua. Ma assolutamente grossa questa qua. Fammi vedere una cosa, ma funziona. Tranquilla, non ti preoccupare che si risolve. È frustrante sicuramente. Poi si risolve. Hai fatto, no, la denuncia alla polizia postale? Almeno così ti tuteli anche. Oh, qua funziona. Qua funziona. Ah, funzionano le luci. Ecco, funziona. Allora, queste le spostiamo, che non ci serve qua. Dobbiamo preparare la stanza del divertimento del nostro
Tony, che il nostro, la persona che ci ha ingaggiati per fare la situazione. E è quasi finito, vai. Cioè, finito, si può per dire. No, questo non va bene qua. Non c'è abbastanza spazio. No, lasciamola là. Allora, qua ci abbiamo ancora da pulire. Bisogna spazzare qua. Bisogna sceriare, strofinare. Scirea, ma come me la ricreiamo? E dai, Gaia, che si risolve la situazione. Facciamo un attimo sta roba qua fuori. Ah, ecco qua. Allora, metti piastrelle. Il paccare. È inutile purtroppo che è successa sta cosa. Magari, come dire, la prossima. Qualsiasi cosa che vedi di strano sulla posta elettronica, sappi che, vabbè, adesso hai fatto l'esperienza, quindi l'hai vissuto direttamente. Addirittura anche poi i poll ti hanno, beh, che quella è la mail e la password. Vedi che però c'è un c'è l'accesso a doppia, come si dice, quello lì che ti arriva l'SMS sul cellulare quando vuoi fare l'accesso, come si dice, mi sfugge molto. Oh, ma questo è sopra allora. Vediamo un po' se è sopra. No, è giù. Pulisci la sporca, ma non me la fa pulire. Allora, vendi l'oggetto. Ah, me lo so da vendere, ok. Scappare da garage, 1, 2. Questa no, ok. Poi pulisci la sporca, compra l'oggetto, scrivania, ok. Però non mi piace come sta illuminata sta stanza. Noi ci mettiamo un po' di cose in più. Ah. Proviamo a farla piccolo. Su, Gaia, non ti preoccupare, dai. A proposito, quando è che vai live, fammi sapere perché vorrei passare a salutarti.
Ovviamente immagino pure, una volta che ti sarai risistemata per bene, qua. Pulisci lo sporco, ok, ma magari quel 17%. Tanto a me mi arrivano le notifiche, quindi figurati. Almeno avere il piacere di passarti a salutare. Purtroppo non so perché, ma lo shootout video non mi funziona. Sta missione non me la farà finire al 100%. Mettiamo io qualche altra luce che si dice. Non mi garba. Allora, vediamo un po'. Neon. Non questi. Illuminazione. Lampade da soffitto. Vediamo un po'. Ah, vediamo un po' questa. Mettiamola qua. E allora quasi quasi. Ah. Come la spostare un po' più a scendere. Ecco qua. Allora iniziamo a prendere le vernici. No, non è questo. Ma forse all'esterno. A parte con la scena dopo, tra la scena dopo, queste cose qua. Devo assolutamente togliere quella macchina. Allora, vediamo un po', prendiamo una scala, vediamo un po' se la troviamo. Scala di alluminio, eccola qua. Vediamo se riusciamo a pulire. No, non va, è perché mo? Aia. Questa mi sa che è un bug. Vabbè. Andiamo avanti. Allora, compiti. Compiti per casa. Il divano, direi di metterlo di qua. Prendiamo qualche colore un po' più chiaro. Crema, pelle bianca. Mi piace la pelle così. Che dici, Caio? Lo prendiamo così, pelle bianca? Oppure giallo? Vediamo un po' cosa ci dice la nostra ragazza. Marino, un po' troppo acceso, secondo me. Poi abbiamo lime. Questo si può fare il chroma key. Questo smeraldo. Ciano. Strisce marroni, questo era un più un divano classico. Aspetta, però lui diceva che era alla moglie piaceva il classico.
prendiamo pelle bianca, vai. Ok, poi il televisore, allora facciamo così, il tavolo, questo lo mettiamo qui di fronte, lo mettiamo di lato e appoggiamo il televisore, era il televisore, compiti. TV sospesa, ok, ma mettiamo qua, poi mettiamo l'impianto Hi-Fi Dolby Surround, questa è la scatoletta, poi scatoletta, joypad, non ce ne vogliono i joypad, vediamo un po' se è corretto. Ok, poi le casse. Allora, questo è alto parlante, questo lo mettiamo come canale centrale. Li metti piccolini qui. Qui. Due. I surround. Mettiamo più volte verso il pubblico qua, bello rumore su sto ventilatore, poi scrivania, manca il canale centrale, canale destro, canale sinistro, ok, allora scrivania la mettiamo in quest'angolo, house qui, se ci entra, allora legno bianco, oh, la scrivania di mister, yeah, attenzione, la postazione di mister, yeah, ragazzi, questo è un po' troppo costi, vero? RGB, 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 accendi, vai, un bel monitor Raptor. E poi ne mettiamo, perché quello fa lo streaming, quindi giustamente se uno ci gioca e sull'altro invece ci guarda la situazione, si accende, perfetto, qui guarda la chat. Riflettore, ecco qua. Allora, riflettore lo mettiamo così. Ecco qua. La sedia. Tutto RGB, ragazzi. Che ci arrivi, ma fa parola ma. Tutto RGB. Così si fa più FPS. Aspetterò qua, mi sa che manca il tappet house, un tappetino, vediamo, no, un altro riflettore, allora così la mettiamo anche qui e ci passa la paura, quindi questo forse è inutile. Beh, effettivamente pezzi.
Allora, vediamo un po'. Qualcosa di rosso non penso che gli piacerebbe. Verde. Rosa non penso. Arancia house. Oh, ecco, stavo per belli comodi adesso questa sedia. Mi fai uscire? Thank you. Tanto non ho capito come si pulisce lassù. Poi andiamo a questo allora, qua che si deve fare? E per questo vediamo un attimo una cosa. 99, sì, vai, vai. Facciamoci quest'altra mission e poi ci concediamo. Allora, vediamo un po'. Facciamo un po' di jardinage. Vediamo questa qua. Allora, oggetto. E arrivarono nuovamente le teste. Signore e signori, ho sempre amato la mia residenza invernale. Panorami stupendi. E privacy totale. Così si può volere di più? Purtroppo gli eventi dello scorso Natale hanno raffreddato i sentimenti e diciamo solo che ho dato via il mio cuore come uno sciocco. Vai giù, capisco. E non ho più sopportato un ambiente festivo. Così ho lasciato la casa com'era e me ne sono andato. Quest'anno, tuttavia, sono riuscito a incontrare una persona speciale con cui voglio festeggiare di nuovo questo momento gioioso. Non ho tempo per andarci prima. Puoi prepararla per me? Sembra che siano necessarie piccole pulizie e sostituzioni di decorazioni. Buon Natale, Mickey Joy. Oui, carissimo Fernand. Buon pomeriggio, carissimo. Oggi questo è un alert, mi hanno lasciato a piedi, ci facciamo un bel shootout al nostro Neo Fenus, che vi invito ad andare a seguire. Ah, quindi sei in pausa. L'importante è che tutto è a posto. Vai, andiamoci a fare quest'ultimo contrattino. Dove sei di bello, caro Fern? Sei in giro? Sicuramente il nostro Fernbus, Neo Fernbus. Però naturalmente vi invito anche ad iscrivervi nel suo vecchio canale che si chiama Fernbus. Iscrivetevi anche su questo qui. Mi raccomando, attivate le notifiche. Ah, senza osta, va bene, quindi
È una cosa tranquilla, diciamo così. Tira fuori l'andropala. La casa dei ghiacci qua. Caspita! Quindi immagina, beh, immagina solo che il mostro è praticamente stanco morto. Spero che tu non stia particolarmente lontano, insomma, dalla la destinazione di ritorno pure per sentirti meno stressato, insomma, perché sia un ritorno bello tranquillo. Strano perché l'ha disattivata. Comunque aspettiamo che rientri l'amico Fergus, poi continuiamo il commento tecnico. Facciamoci un giro perché se non ricordo male qui ci sono altri muri di neve. E infatti qua tira fuori la pala, dobbiamo passare forse. All'interno, mamma mia, che macello! Che macello, voglio. Eh sì, me l'ero completamente dimenticata questa missione. Guarda, Gaia, guarda, tu guarda un poco. Sta fatta la festa. Gli è andata pure non molto bene. E mo c'è la casa sotto sopra. Siamo il mitico Fen che niente. Mamma mia, quanta neve ha fatto! Si è accumulata tutta in un posto. Questo non ci ho proprio fatto caso. Caspita, è la prima volta che ci faccio caso. Allora, lascia accesa, vai. Bellina. Questa mi sa che si deve fare un po' di attuzzi e tuzzi. Oh, il tunzi tunzi, come dice il nostro Morino. Hashtag Morino, dove sei? Si è abbioccato. Sta facendo 100. La mina pupilla sta facendo, anzi, sta facendo la Penny pomeridiana, la Penny Chiawa. Hashtag Penny Chiawa pomeridiana. Che macello ha fatto questo? E tanto si è spezzato il corazzao. Si è spezzato il corazzao. Diamo una bella spazzolata. Qua mi pare che si deve cambiare anche la scala. Cambia scale, sì. Sto iniziando a ricordarmi un pochetto di sta missione qui. E saluto naturalmente il mitico Fenbus e tutti gli amici e le amiche della meravigliosa regione toscana. Il Gran Ducato di Toscana.
E saluto anche gli amici e le amiche senesi che qualche giorno fa hanno, come dire, hanno fatto la nuova, scusate, il pale, ecco, il pale di Siena. Non mi veniva. Scusate, ma ogni tanto qua anche i grandi hanno bisogno di una lunga pausa. Ecco qua. Allora, qua abbiamo pulito. Ok. Qua. Niente. Qua. Accendi il camino, però qua dobbiamo ancora pulire. Ma wow, questi non ho capito come fanno a sporcare tutto questo. Allora, vediamo un po'. Rimuovi gli alberi di Natale, ok. Poi, corona di avvento XL, rimuovi oggetto. Ma ci sta ancora monnezza. Moonlights, hashtag Moonlights. Dove sta? Ah, questo deve essere qualcosa di rotto. Ah, su questa roba qua. Ok. Allora, vendi oggetto biocaminetto elettrico. Poi, vendi oggetto corona. Ok. Portacandela Amora. Amora, la bionda, il saluto. Sedia con motivi 1, 2, 3, 3, 3, 6, ok. Aus, aus. Compra l'oggetto, tavolo in 20, ok. Allora, iniziamo subito dal camminetto. Allora, metallo, sempre oro. Vediamo un po', no, questo. Giallo. Allora, vediamo un po' se mi ricordo. La Elisa, quando... La mitica. E saluto insieme a tutti quanti i moderatori, gli altri moderatori. Allora, marmo bianco. No, perché il muro già è chiaro, quindi vediamo un po'. Beh, così già è tutta un'altra cosa. Dorato. Ok, Vin. Questo lo piazziamo qui. Oh, ci va giusto giusto. Poi il tavolino, tavolo house. The table. Allora, visto che la parte del tetto è chiara, cerchiamo di trovare qualcosa molto simile. Vedrò troppo scuro. Questo è un po'. Sì, più o meno si avvicina a quel colore. Così. Poi sedie. No, così non mi piace. Prendiamo qualcosa di chiaro. Beige, statue beige.
Ok, poi vediamo un po'. Albero di Natale. Mettiamo piccolo. Facci come piccolo. Mettiamo. La vaga impressione che si deve vedere. No. Allora. Ghirlanda di Natale, la ghirlanda stava qua su. Ghirlanda è scena. Poi. Lampadario da terra. Ecco qua, questo è già più caruccio. Lampada, lampada. Ah sì, questa è quella là. Warm ambience. War. Poi. Ghirlanda luminosa. Allora, ghirlanda luminosa, ne mettiamo una qui. Allora, ok, poi vediamo un po'. Questo qua, palla di Natale. Vediamo un po' di cose qua sopra. Poi ne prendiamo due piccolini. Allora, una la mettiamo qua e un'altra più grande la mettiamo qua che è un po' vuoto qui. Allora, no, rosso quello, beige quest'altro, dai. Più beige. Aspetta, però l'albero quasi quasi lo sposto qua. C'è più spazio qui. Saluto naturalmente al mitico Neo Fenobus. Non so se sei ancora collegato, perché comunque carissimo, ti auguro un buon rientro a casa. Allora, scatola di cioccolatini, mettiamo tutto sotto l'albero ostinato. Poi, questi sì, anzi, questo lo metterei vicino al caminozzo. Scatola di cioccolatino, di cioccolatini, noi li mettiamo sopra il tavolo. No, sì. Mettiamolo qua. Ecco qui. Allora, che c'è rimasto? Le candele. Ah, le mele. Mettiamo due mele, una qua. Oh, ma che stai di? Due, poi stella di carta sul soffitto. Ah, queste sono sul muro, ok. Allora, iniziamo a vedere. Mettiamo una qua. Una la mettiamo qui. Qua ci va? No, qui è troppo irrealistico. Oh, sostituzione delle scale. Ora puoi cambiare le scale in alcuni casi. Per fare ciò, seleziona con il tuo strumento di vendita. Ok. Perfetto, ora ci arriviamo. Quante ne mancano? Abbiamo finito, vero?
Stelle di carta sul muro. Ah, sul muro. Tre, uno, due, tre. Oh. Ah, ma forse in quest'area qua. Stella di carta sul muro. Wow. Poi le prendiamo piccole queste qua. Ok, poi dobbiamo fare ancora un altro paio di piani. Allora, queste le prenderei rigorosamente rosse. Candele, ui, che ha fatto? Candele rosse, ecco qua. Il colore del Natale, del festivity. Ecco qua. Ah, ci sta ancora l'altra casa. Altre cose. Casi. E anche tu potrai dire, ah, Gaia, che stai? Bella Gaia. Ti auguro una buona continuazione, naturalmente. Grazie di essere passato. Allora, ghirlanda di Natale. Pulisci finestre. Andiamo. Mettiamo la ghirlanda qui, qui. Poi, stelle di carta. Allora, facciamo. Uno, due, tre. Ok. Torte e fischi in ogni caso. Allora, stella di Natale la mettiamo qui. Stella di Natale sul muro. Ok, allora questa una la mettiamo qua e un'altra la mettiamo qua. Il fischio. Torte e fischi in ogni caso. Let the rain around it goes. Allora, continuiamo a pulire qua. Si sono dati proprio da fare. Allora, cambia le scale. Va bene. Allora, luci di Natale, mettiamo rosso, rosso, blu. Poi le scale le mettiamo un po' più scure, vediamo un po'. Quello mi garba, l'alzata no, bianca direi, balaustra, grigio scuro, ottone, ecco qua, vai, cambia, ecco qua, allora qua dobbiamo mettere due ghirlanda di Natale, allora a questo. E sostituiamo una qua, una qua, poi abbiamo il fischio, col fischio senza, se secco, bam, bam, ok.
cosa ci manca? Stella di Natale, vai, mettiamola all'ingresso qui. Allora, che ci manca? I fili questi lunghi, allora uno lo mettiamo qua e un altro lo mettiamo qui. Spegni la luce, ecco qua. Cosa ci manca? Lo sporco, dove stavo? Ecco qua, aspetta, c'è qualcosa. Ecco qua, tutto pulito. C'è un liter. Cicletta Greens, vendi la jet. Ok, questa non deve essere venduta. Ecco qua. Questo è fatto qui. Ah, qua mi sa che dobbiamo chiudere in base. E vai, ci siamo ragazzi, siamo a buon punto. Naturalmente vi ricordo che se avete qualche domanda da fare, mi raccomando, fatela pure, sarò ben felice di aiutarvi. Siamo quasi. Allora, vediamo un po'. Tropic, se lo metterei qua. Poi Irlanda AC. Bella rilassante la musica di House Flipper. Congratulations for the sound, for the music. It is very relaxing.
ci potresti mettere qua. Ghirlanda, 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 che sto. Metto qua. Eh sì. Allora, quindi oh, questo mi piace. Polmo americano. Che riprende più o meno il vecchio stile. Siamo quasi al termine di questo video. Naturalmente approfitto per salutare e ringraziare tutti coloro che sono passati a salutarmi e naturalmente se la sono svignata senza dire ciao a you. Comunque scherzi a parte, mi auguro che questa serie vi stia piacendo, mi raccomando lasciate un bel commento, fatemelo sapere. Attivate le notifiche. Come sempre vi ricordo che nella descrizione trovate tutti i link, tra cui anche il link per acquistare Filmora a prezzi ottimi. Ultimamente c'è uno sconto del 5%, quindi non fatevi sfuggire l'occasione, fatelo tramite il link, il mio link di affiliazione che trovate come sempre nella descrizione.
Allora, che altro ci manca? Mancano i mobiletti. Aspetta, questo però se lo mettere qua. Poi è rimasto. Ah, iniziamo a mettere mobile. Questo dove lo piazziamo? Ah, fianco qua. Aspetta. Dobbiamo cambiare colore. Ecco qua. Così ci ritorna utile anche per eventualmente riporre qualcosa. Ecco, in stile molto cinematografico. Poi, sapone. Pila di asciugamani. Così vai. Allora, mettiamo nel cassetto? No, non ci va nel cassetto. Peccato. Aspetta, lo abbiamo. Quest'altro mobiletto. Certo che si è dato parecchio da fare sugli abbellimenti della casa, eh? E uno e due. Questi li possiamo mettere anche qua vicino. Cosa ci manca? Allora dobbiamo soltanto dobbiamo mettere i pannelli in pietra grigia. Allora direi che i pannelli li metterei dietro, solo dietro la doccia. Sono incastrato, facciamo così. Il resto la dipingiamo di bianco. Ricordavo vagamente che fosse abbastanza lunghetta questa missione, ma non credevo fosse così
impegnativa. Beh, dopo 300 ore, insomma, potrei dire che House Flipper lo conosco anche abbastanza bene. Allora, qua mancano altre, mancano le, i pannelli in pietra, ok. Aspetta, questo, ecco qua. Ah, qui mancano un paio di oggetti. Candela rigorosamente rossa. Ovviamente. Rossa. Un po' atipico però, tutto sommato abbastanza buono. Allora vediamo un po', ci manca ancora qualcosa sicuramente. Camera da letto qui. Mancano un po' di cose. Allora, l'albero lo prendiamo piccolo. Sempre piccole anche queste qua. Ora la mettiamo qua, se ci entra, e un altro la mettiamo qui. Luci lunghe sospese le prendiamo gialle qui. 2 3, posso contare? 6. Questa non me la può prendere qua. 6. Andiamo avanti. Allora, questa la metterei qua. E un'altra qua. Ok, siamo quasi, dai, approfitto ancora una volta per ringraziare Gaia Case di essere passata a salutarmi. Ringrazio anche il Neo Fanbus, vi auguro naturalmente un buon rientro. Allora, vediamo un attimo. Grazie.
da bagno a Roma. Allora, andiamo un po'. Primo rifiuti. Allora, c'è come prima, ma stavolta me lo mettiamo in rosso. Molto molto amante degli abbellimenti, questo dobbiamo dirlo. Ecco qua. Rigorosamente rosse. Piacente, ma allora questa la mettiamo sempre sulla porta, sulla porta. Ok, manca solo una cosa, sì. E stiamo quasi accingendo a concludere questo video, naturalmente. Ringrazio tutti quanti voi che l'avete guardato. Amici di YouTube, naturalmente vi invito a lasciare un bel like al video se vi è piaciuto, a farmi sapere ovviamente se 300 ore qui passate su House Flipper sono sufficienti per aver capito un pochettino come funziona realmente. Ci siamo quasi. Allora queste le metterei qua, comunque è proprio esagerato con gli abbellimenti, però ci sta. De gustibus, non li scontando maestri, quindi e tutto e tutto, yes. Rifiuti, aspetta,
realtà. Ecco qua. Cosa ci manca? Allora, questa è completa, ma mi sa che manca solo qua qualcosa. Corridoio. Uela, Moreno carissimo, buon pomeriggio, sei arrivato giusto per quasi sui titoli di coda. Ti fischiavano le orecchie, dici la verità. Mia mamma dove è questo corridoio? Poi che fai? Ah, mamma. Ah. Eccolo qua, è tuzzo e tuzzo. Devo ripristinare un po' di cose qua, che... Non andate proprio bene, bene, bene. Vediamo un po'. Ah, qua manca, vedi? Allora, questo ve lo metto, lo metto qua sotto, vai. Vediamo un po' se è completo. 99%. Vai, completiamo, vai. Ovvio, su ragazzi, è stata una lunga live. Approfitto ancora una volta per ringraziare la mitica Gaia per essere passata a salutarmi. Ringrazio Moreno, ringrazio Neo Fanboss per essere passato. Oh, non preoccuparti, in realtà sono stato io che ho anticipato un pochettino House Flipper perché è parecchio lungo. Infatti se fai punto esclamativo uptime ti dice da quanto tempo sto in live. Mi sa che sono passate le paio d'ore. Esatto, sì, House Flipper è bello lungo, molto lungo. Allora ragazzi, approfitto ancora una volta per ringraziare tutti quanti voi che siete passati a salutarmi. Ringrazio ancora una volta Moreno, ringrazio naturalmente Neo Fanpass, ringrazio la nostra Gaia Case, mi raccomando quando fate ciao. Allora, naturalmente l'appuntamento con House Flipper è per giovedì prossimo. Amici di YouTube, come sempre, vi ricordo di lasciare un bel like al video, iscrivervi ai miei canali social, visitare il link se siete interessati ad acquistare Filmora a prezzo con il 5% di sconto. C'è nella descrizione del video, sia su Twitch che su YouTube trovate il link della mia affiliazione, così mi darete anche una mano a poter un attimino avanzare, a farmi conoscere dalla Wondershare. Detto questo, ringrazio ancora tutti quanti voi, quindi grazie mille a tutti, thank you so much, e state con voi. Nasce la società agricola bio Ibiani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai ceci, lenticchie e farine di pane, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di Ibiani Bio. Ibiani Bio, mangio bene anch'io. www.ibianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.